Queste storie interessanti e importanti, ma perché siamo venuti qua oggi per raccontarvi? Perché? Perché oggi e domani, ma non soltanto, sono praticamente tre settimane, il WWF apre in tutta Italia le sue oasi, che sono, diciamo così, dei tesori, delle casseforti di biodiversità. E nel circuito delle oasi capita anche questa oasi di Trapani, no? Chiedo Gaetano Benedetto, che è il co-direttore del WWF. Perché siamo venuti qua? Perché? Che cosa rappresenta nel sistema delle oasi italiane del WWF, che sono più di 120, mi pare, questo luogo? Innanzitutto è un luogo molto particolare, perché chiaramente è legato a un'attività dell'uomo che ancora perdura. Poi questa è una grande scommessa vinta. Qua, quando abbiamo preso la riserva nel 1995, è una riserva regionale, viene gestita per conto della regione Sicilia, qui c'era una situazione di abbandono e progressivamente la città si stava estendendo con un interramento progressivo delle saline e con la trasformazione delle aree delle saline in parcheggi, capannoni e quant'altro. La scommessa del WWF è stata non soltanto quella di riportare a una grande fruizione, con una grande conservazione dei beni naturalistici che ci sono, ma di rendere compatibile l'attività tradizionale, tant'è vero che noi abbiamo assistito a una ripresa delle attività di salicoltura. In più c'è una seconda scommessa, ed è il motivo per cui quest'anno siamo qui, e questa dovrebbe diventare una delle zone che farà parte del costituendo parco dell'Egadi, che ingloba questa parte di terra di costa con la riserva marina e con le isole Egadi. Ecco, allora, ragioniamo di biodiversità e anche un po' di dove va il nostro pianeta. Lo facciamo con dei personaggi di livello veramente internazionale, sfruttando un'occasione importante, che è quella del Salone del Libro di Torino. In questi giorni, insomma, ci sono migliaia di persone che affollano il Salone del Libro di Torino per ascoltare, per incontrare autori che arrivano da diverse parti del mondo. Ma uno di questi è veramente un personaggio straordinario, ed è Lester Brown, che è uno degli eroi dell'ambientalismo nel mondo, così è stato definito, non soltanto, ma è stato definito anche dal Washington Post uno dei pensatori più influenti al mondo. Pensate che ha 24 lauree honoris causa, ha scritto più di 50 libri tradotti in oltre 40 lingue, insomma è il fondatore del World Watch Institute di Washington. Mi diceva San Franco Bologna che condivide con lui una amicizia che ormai dura da 25 anni, più di 25 che è quello che porta in Italia praticamente i volumi di Lester Brown, certo, a cominciare dal bellissimo... Ma perché è così importante? È importantissimo Lester Brown perché è stato tra i primi a individuare i percorsi di una società sostenibile e quindi a evitare questo percorso di forte insostenibilità che abbiamo nei confronti della pressione che la specie umana esercita sulle risorse. Noi sappiamo benissimo che stiamo esageratamente pensando dal punto di vista della capacità della rigenerazione delle risorse che noi utilizziamo, nello stesso tempo immettiamo una serie di sostanze che sono gli scarti del nostro, come dire, metabolismo sociale, quindi quello che produciamo di liquido, solido, gassoso che la natura non metabolizza, e sia la capacità rigenerativa sia la capacità ricettiva della natura comincia a soffrire in maniera evidentissima. Lester è stato sicuramente la figura che in tutti questi decenni più di ogni altro è riuscito a mettere insieme un'analisi integrata di sistemi sociali, economici e ambientali, a proporre le soluzioni che dobbiamo assolutamente percorrere prima che sia troppo tardi. Allora io mi rivolgo subito a Lester Brown, che come dicevamo è collegato con noi dal Salone del Libro di...